coltivare la vite, dove qua non c'è acqua, è un terreno molto pietroso. Poi ve lo farò vedere. E su che succede? E diventa roccia. Ah, quindi non si può proprio coltivare. Vedete questa croce? Sì. Questa croce che noi, io e papà abbiamo rifatto l'anno scorso per ricordare che in questa zona si chiama Santa Maria in Bocca d'Oro, come ricordava Alessandro, perché qua c'era la prima chiesa di Falciano del Massimo, datata 874, che poi fu abbandonata nel 1675. Allora noi l'abbiamo rifatta questa croce per ricordare un pochettino la storia. Est ovest. Qua ci troviamo sulla versante che guarda gli altopiani casertani. Di fronte a noi ci sta Liberi, Ponte Latone, le montagne, dietro ancora Piedimonte Matese, quella montagna altissima lì. Vabbè, quindi questa è la metà parte della piana casertana. Dietro questa vetta c'è Rocca Mulina, lì c'è il mare, e diciamo qui che è molto vicino al mare. Siamo a linea d'aria 12 km. Ripeto, qui ci troviamo a circa 280 metri e decidemmo 20 anni fa buoni di reimpiantare vigneto dopo che c'era stata una parentesi con le albicocche, portando qui su solo marze a piede franco di primitivo. Perché? Ecco la risposta che do prima alla domanda del fattore. Se primitivista o ianicista. Io inizio un poco prima nella risposta. Il Falerno del Massico non è mai stato un unico vino, ma già dai libri di storia antica, romana in particolare latina, siamo venuti a conoscenza che il Falerno c'erano i Falerno. E i romani, molto più diligentemente di noi, nella parte più alta della fortuna, cioè nella parte imperiale, perché il Falerno si divide in parte repubblicana della storia di Roma e in parte imperiale, a cavallo tra la parte repubblicana e l'imperiale, il Falerno diventa il vino massimo, no? In quel periodo di floridezza i romani distinguono tre tipologie di Falerno e le distinguono per altimetria, dividendole erano bravi, bravissimi da questo punto di vista, bravi, dividendole appunto in tre nomi distinti e separati che c'erano scritte sulle etichette delle ample Pittacium. Falernum se era di pianura, Faustianum se era compreso tra i 100 e i 300 metri, Caucinum oltre i 300 metri, perché i romani riuscirono anche oltre i 300 metri a coltivare la vite. Però tenete presente due cose, che loro innanzitutto la vite la organizzavano su vite maritate, quindi su piante, olmi, eccetera, non a pali a tutore morto come facciamo noi, quindi per loro era un po' più semplice, noi invece dobbiamo palizzare. E palizzare su terreni molto pietrosi, perché voi adesso vedete qui, però vedete la composizione anche di pietre che c'è. Sì, ma basta che t'affacci. Ma basta che affacciate e vedete quante pietre noi abbiamo dovuto spietrare all'interno dei vigneti e abbiamo creato i canali di scolo. Ma questo riguarda qui, riguarda lì e giù. Cioè noi prima di impiantare vigneti in quest'area dobbiamo creare le trincee, io ho anche delle foto di quindi tu la preparazione la fai a trincee perché non puoi sbancare tutto il terreno, né puoi scassare né mettere a forchetta. Allora creiamo le trincee con la mini ruspa e tirate fuori le pietre, facciamo un fossato almeno di 50-80 ma minimo. Poi mettiamo la pianta, un operatore e altri operatori con le zappe mettono la terra morbida. L'unico modo per poter impiantare. Quando scavate la trincea tirate pure, fate pure lo spietramento. Poi dopo le pietre che ne risultano, si passa 7, 8, 10 volte, che poi ogni volta che piove escono fuori, si prendono e si fanno almeno o i muretti o i canali di scolo.
ho fatto i canali di scudo, fortunatamente, e chi non l'ha fatto, perché si è crollato, la proprietà gli è crollata, invece io non l'ho fatto, non mi è crollato. Oppure faccio i muretti, vi faccio vedere quello, ma anche più giovane farò vedere un altro vigneto, località Campantuono, che dà il nome a una delle mie righe, che proprio chiude, tipo close, francese, chiude il vigneto con questo murettino basso, quindi anche bella estetica, però costa tempo. E naturalmente... Torniamo al discorso della zonazione dei romani. Torniamo alla zonazione dei romani, quindi il nostro, tra virgolette, era il Faustianum, perché a facciata del massimo su queste altimetrie si lavorava. Era quello della via di Medi. Ed era il mediano. Il mediano che in tanti scritti, sempre di autori latini, troviamo come quello più dolce e robusto. Quindi il vino che meno andava tagliato, meno andava speziato, perché già parole povere veniva, l'uve veniva un po' appassite. E quindi venendo appassite risultava il vino più saporito, per i gusti di quell'epoca. E quindi non ci dovevano mettere il miele, non ci dovevano mettere. Non lo dovevano. Quando gli operatori si trovavano davanti a questo vino, che tra virgolette non doveva essere aggiustato, dicevano, perché un vino che non viene aggiustato è migliore. Ecco la grande fortuna che poi ebbe il Farenzo. Poi naturalmente. Era già da primitivo quindi. No, né da primitivo né da altri vitigni, ahimè, che oggi conosciamo in Campania attuali, ma che cosa c'è? Noi siamo, io parlo di noi perché io ho fatto anche una tesi sul Falerno antico, storia, archeologia, la Federico II, la mia tesi è sul vino antico, oinos vino, dal vino greco, vino romano. Allora, è difficilissimo, lettere antiche. Allora, il problema del Falerno qual è? Che i romani, quando vengono qui, vogliono creare un brand. Quando si creano i brand, vi rispondo in modo molto pratico. Non è un caso vostro, perché siete del settore, ma prendete le persone che vanno a bere la sera e bevono il Brunello di Montalcino, no? Vino, o il Barolo, o l'Amarone, ancora meglio. Vini di oggi più famosi in Italia e nel mondo. Secondo voi quanta gente conosce i vitigni che compongono l'Amarone? Nessuno. Quasi nessuno. Quasi nessuno. Però conoscono l'Amarone. Ecco i romani. Falerno. E loro facevano camminare il brand, il nome, il territorio. Molto forti sul marchio del territorio, meno sui vitigni. Poi abbiamo letto alcuni testi che ci dicono che già in tempi anteromani, cioè dall'avvento del 314 avanti Cristo, anche se qualcuno dice attenzione, non è il 314, perché nel 314 la Campania era ancora in mano agli autori, è 200 avanti Cristo probabilmente. Comunque, a parte queste disquisizioni di date, uno dei vitigni che veniva coltivato qui era la Aminea Gemella, un vitigno greco presente in varie forme in tutta la Campania, appunto come nome di Aminea, ma in questa zona Germino Gemella si chiamava. Ecco, l'unica risposta che le però non sappiamo qual è l'Aminea Gemella.